Torniamo un po' alla gara di venerdì sera. Cos'è che ci è mancato per riuscire a raggiungere questo pareggio? Il gol, in poche parole il gol, perché abbiamo avute, almeno abbiamo fatto, non so, 15 tiri, 20 tiri in porta, occasioni che abbiamo tirato addosso al portiere invece di angolarla un pochino. Purtroppo sono partite dove sei sempre lì nella loro metà campo, perché abbiamo fatto penso più di tre quarti di partita nella loro metà campo, loro tutti chiusi, abbiamo comunque avuto tante occasioni, ma ci è mancato purtroppo quello. Loro hanno fatto due tiri pericolosi, hanno fatto un gol e noi non siamo riusciti a pareggiare quella partita che meritavamo di pareggiare. Ecco, una delle riflessioni che chiaramente farete anche voi, proprio il limitato numero di palle gol che concediamo agli avversari, ma almeno un gol che tutti riusciamo a fare. È allucinante, sono 3-4 partite, Juve Stabia, Ternana, che concedi poco, però prendi gol. Noi comunque, tranne Novara, abbiamo sempre creato tante occasioni e non riusciamo mai a farne uno più dell'avversario, e dovremo riuscire a limitare anche quelle poche azioni che concediamo per fare in modo che almeno non segnino più, siamo sicuri che non segnino più. Diciamo che le squadre vi affrontano quasi tutte in contropiede, questo è forse un Perché problema. sicuramente noi dobbiamo essere bravi a continuare a giocare come stiamo facendo, però a cercare di non sbilanciarci, perché il loro gioco, tutte quelle che sono venuti qua, hanno fatto comunque le barricate, perché anche Pescara giocava un 5-4 e Sforzini là davanti per poi ripartire. Cioè dovremmo essere bravi noi a giocare come stiamo facendo, però non sbilanciandoci troppo. No, assolutamente, perché Antenucci, Falco che ci ha fatto gol su punizione, no, è vero, non sono giustificazioni perché ci mancherebbe, però due rigori che c'erano o non c'erano, tre gol che hanno fatto, sono stati tre gol belli, c'è rammarico perché tu dai tanto, fai tanto, crei tanto e poi loro ti inventano il gol della domenica e tu sei là a rincorrere, loro poi si segnano, si rinchiudono più di quello che stavano facendo prima, perciò è ancora più difficile creare occasioni, però adesso noi continuiamo perché secondo me, come secondo tutti da noi, siamo sulla strada giusta, solo che ci manca quel pizzico di cattiveria in più forse per fare il salto di qualità. Adesso le prossime tre partite sono sia tutte importanti, però visto il periodo sono particolari. Sicuramente dobbiamo iniziare un po' a invertire rotta sotto il punto di vista dei risultati, perché è vero che anche questa settimana qui tanti hanno pareggiato, qualcuno ha perso, perciò siamo sempre lì a 2 o 3 punti, però adesso dobbiamo iniziare a entrare nei playoff perché non possiamo stare lì sempre, dobbiamo riuscire ad alzare un po'. Evidentemente, non lo so, sugli arbitri anch'io non sono uno che parla molto. Sicuramente sabato, venerdì c'era su Ferrari, penso, da dove ero io, se mi sembrava rigore netto, però l'arbitro ha deciso così. Anche sotto quel punto di vista ci danno più rigori contro che quelli che dovrebbero darci a noi. Speriamo che sotto quel punto di vista lì possa cambiare qualcosa. Però non siamo noi giocatori che possiamo dire qualcosa. Non... Visto che sei ancora capitano dell'Under, no? Sì. È una cosa che non c'entra con lo Spezia, però c'entra con calcio. L'intervista del presidente degli arbitri che oggi ha fatto dei dati, ha detto che ad oggi sono 1470 rotti ammonizioni, dice che ci vorrebbe più collaborazione da parte dei giocatori nei confronti degli arbitri, e secondo la cosa che a me ha fatto molto arrabbiare, questo lì da lì fuori, che dice che alla domenica, al sabato e alla domenica i giocatori vanno a fare la guerra agli arbitri. Allora, che forse dobbiamo dare più collaborazione è vero, perché alcune volte ci sta che preso dalla partita, ci sta che non ragioni benissimo, però dire che noi entriamo in campo per fare la guerra agli arbitri secondo me è una cosa abbastanza assurda, perché io vado per andare a giocare contro la squadra avversaria, l'arbitro è una cosa al di fuori che io non ci penso neanche, certo che se poi inizi a fare un errore di qui e un errore di lì è normale che poi ti alteri anche noi, ci alteriamo anche noi. La difesa soffre un po' le palle alte, questo è da preoccuparsi, soprattutto quando non ci sei tu, cioè se riesci ancora di più, se riesci questa cosa, è un problema di piazzamento, un problema, secondo me è un problema.
Non so quanto poi ci si può dire che soffriamo le palle alte. Sicuramente abbiamo preso con Sansovini a Novara ieri l'altro giorno di testa. Forse un po' più dobbiamo essere un po' più concentrati perché come un portiere quando prende un tiro in porta, cioè un portiere bravo quando si vede che prende un tiro in porta e la para, non quando gliene tirano 50 e fa dei miracoli. Forse anche noi su quel punto di vista, poche azioni, dobbiamo essere ancora più concentrati su quelle poche azioni che subiamo. Penso sia possa essere un fatto di concentrazione perché comunque abbiamo struttura, abbiamo tutto. Sicuramente è molto più facile come giocare 5 in difesa con 4 centrocampisti che tra uno e l'altro la tirano via la palla. Quando giochi con 3 contro 3 devi essere concentrato al massimo. No, non mi sono allenato benissimo settimana scorsa, però comunque adesso sto bene. L'unica cosa è Sforzini mi ha lasciato un ricordino. Quando mi ha fatto il fallo vicino alla panchina mi ha calpestato la mano, però niente di grave. No, per il resto comunque la forma adesso. No, no, fortunatamente no. Però la forma adesso è stata quella piccola contrattura, ma sì, è passato. Peccato di aver perso Novara, però importante. No, alla fine perché le 2 settimane mi sono allenato 3-4 giorni, perciò no, no, era solo crampi, sì, erano solo un po' crampi. Grazie mille. Oggi in tre oggi. Sì, sicuramente sia all'Inter in prima squadra dove trovai probabilmente zero spazio, a Verona che non trovo tanto spazio, questa è la prima volta che vado in un club dove gioco con continuità in un club cioè in un campionato professionistico e è un bel banco di prova perché comunque sono in una piazza importante e giocare comunque tutte le partite è una grande esperienza per me. Abbiamo creato un bellissimo gruppo da quando c'è il mister e tutti siamo indirizzati cioè su un certo tipo di obiettivo e tutti stiamo remando da quella parte. Anche penso in campo si veda che comunque diamo tutto, cioè abbiamo anche una certa impostazione, un certo gioco e tutto, però ultimamente non riusciamo a avere i risultati che forse meriteremmo. No. Ho letto che qualcuno dice che secondo me no, cioè io da dentro dico che noi stiamo dando tutto, certo poi dai tanto, se le squadre sono chiuse poi dai tanto a un certo punto arrivi anche stanco, che alla fine c'era qualcuno che sentivo che fischiava così, però c'è un fatto anche, lo so, però cioè noi quello che posso dire è che noi diamo sempre tutto, diamo il massimo, anche lì con Pescara, cioè le occasioni le abbiamo avute, non è essere stati lì a giocherellare. Spero che adesso, lavorando sempre come stiamo facendo, arrivino anche i risultati, che mancano solo quelli, secondo Facciamo un po' gli scongiuri, ma andiamo a giocare contro una squadra che ha fatto malissimo noi. Loro non so, hanno fatto anche il cambio di allenatore, perciò anche loro sono in una situazione, dove devono cambiare, cioè penso anche loro siano una squadra che puntano a risultati un po' più importanti. Cioè non sarà una partita tosta, ma noi andremo lì col massimo delle motivazioni per dare il massimo e portare a casa punti. posto? Grazie. Grazie a voi.